Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei due sul server 2. Ho un vlog per parlare di un argomento che sembra essere piuttosto caro a molti di voi, perché spesso nei messaggi, quelli privati soprattutto, vediamo delle cose del tipo: ah, non vi ho mai visto giocare a un RTS, siete delle teste di cazzo. Oppure: non vi ho mai visto giocare a un RTS, ragazzi, per caso non è il vostro genere? E questo, preferiamo questo tipo di... No, vabbè, in realtà noi giochiamo agli RTS, perlomeno io gioco, lui un po' meno. Ci ho giocato anche molto in passato. La problematica degli RTS, chi lo gioca lo sa, e chi li gioca lo sa, è che ci vuole tempo. Ci vuole un sacco di tempo a capire i meccanismi, a diventare molto bravi, a capire magari cosa si deve fare in un determinato momento X, perché gli RTS sono strategici appunto per questo. In tempo reale. E quindi la problematica è questa, cioè se noi ci concentrassimo su un RTS non riusciremo a fare altro. Sì, quello è un po' il problema. Ecco, noi sappiamo anche che ci sono canali praticamente monotematici che trattano solo di RTS, e spesso non è che questi ragazzi non abbiano una gran fantasia, ma è che se fai quel tipo di giochi vieni completamente assorbito. E come per l'RTS ci sono tante altre tipologie di gioco che magari trattiamo in recensione, ma di cui non facciamo gameplay. Sì, noi abbiamo detto, quei giochi la cui trama, la cui storia è così bella da prescindere da tutto il gameplay, da tutta la grafica, da tutto quello che volete, e un esempio su tutti è sicuramente To The Moon, noi evitiamo di farli. Sì, anche perché fare un gameplay su To The Moon significherebbe rovinarvi poi le bellissime sensazioni che provereste giocando il titolo. Stessa cosa è stato su The Last of Us, del quale abbiamo fatto sì alcuni gameplay, ma abbiamo fatto dei gameplay molto molto terra terra, in alcune sezioni in cui si doveva soltanto sparare, insomma, nascondersi. The Last of Us è un altro titolo che secondo noi andrebbe gameplayato solo in quelle sessioni lì. Sì, ciò non toglie che voi ce lo state richiedendo e forse lo faremo, però questo è perché se voi insistete su una cosa, fate quello, e noi riscontriamo che in un arco di tempo abbastanza lungo, perché mo il primo per PS3 è uscito già l'anno scorso, quindi adesso è passato già un bel po' di tempo, la versione magari PS4, qualche gameplay ce li faremo, ma dipende sempre da voi. Sì, ormai non abbiamo più troppa paura di spoilerare, anche perché tutto quello che c'era da spoilerare l'hanno spoilerato alle 3, presentando il trailer del quarto, che si supponeva che nessuno l'avesse ancora giocato. Se tu ti compri The Last of Us per PlayStation 4 e perché magari non hai giocato alla 3, quindi un trailer così spoilerante a me veramente, boh, l'ha detto anche Farenz questa cosa, abbiamo notato un po' tutti questa cosa, quindi ormai lo spoiler, diciamo, siamo spoiler safe ormai. Sì, quindi sì, probabilmente lo faremo, però non lo giudichiamo uno di quei giochi magari come Minecraft, dove ti puoi inventare quello che cazzo vuoi e magari essere divertente. Quello c'è una storia da seguire, quindi magari ci sono parti in cui non puoi parlare perché devi ascoltare ed è un po' troppo forzato forse. Esatto, stessa cosa Bioshock Infinite, ragazzi, stesso discorso, lo shooting è una rottura di coglioni, ma il gioco è molto bello. Il problema è che le uniche parti che non puoi far vedere nel gameplay sono quelle belle. Quelle brutte, sì, ma che le fai vedere a fare? E a noi piacerebbe tantissimo fare tanti gameplay su Far Cry 4 quando uscirà, perché Far Cry 4 per noi è quasi paragonabile a un Minecraft come possibilità di gameplay. Sì, soprattutto il fatto che ti permette di giocare in co-op dà una marcia in più a tutto questo nuovo mondo che speriamo di vedere fra pochissimo. Sì, vabbè, il 18 novembre dovremmo vedere Far Cry 4, quindi ragazzi preparatevi anche magari ad un bel light speed, no, che dico magari, lo faccio il light speed. Va bene, questa era per rispondere a tutti quelli che ci dicono: ragazzi, ma perché non fate World of Warcraft? Ma perché non giocate a Heroes and Mighty Magic? Perché non fate quello? Perché non fate quell'altro? E perché ci succhierebbe tutta l'energia vitale. Sì, è il tempo che potremmo dedicare ad esplorare nuovi giochi, che lo sappiamo, sono quasi sempre action, sono quasi sempre FPS, ma la cosa bella di un FPS, la cosa bella di un action, è che nel giro di 2 ore tu hai fatto tue tutte le meccaniche del gioco e puoi cominciare a lavorare seriamente su quello che è un gameplay divertente oppure una recensione.
Sì, ed è quello che stiamo cercando di portare avanti su questo secondo canale. E fateci sapere sempre nei commenti se sbagliamo in qualche cosa. Perché? Perché se non correggiamo adesso il tiro, lo correggeremo fra un paio di settimane. Quindi, ragazzi, ricordatevi sempre questa cosa qua. Noi i commenti li leggiamo tutti, non rispondiamo a tutti perché sarebbe impossibile. Però scorrerli, quindi leggerli, lo facciamo sempre. Al 99,9% è assicurato che leggiamo i commenti. Anche le visualizzazioni ci danno un'idea di quali siano le serie che gradite di più, quali sono le serie che gradite di meno. Quindi, ragazzi, sappiamo che può risultare un po' macchinoso, che magari la nostra reazione al vostro consiglio arriva in ritardo, ed è normale, perché certi video che ci consigliate di cambiare oggi li abbiamo registrati 6 mesi fa, quindi dateci il tempo di carburare. Adattiamo comunque il canale a quelli che sono i vostri gusti, e questo ve lo possiamo assicurare.